Sfrutta la bufera di neve per nasconderti. Ci stai ripensando? Affatto. Ma dobbiamo agire con cautela. Avanti, su. Io osservo da qui. Posso nascondermi nel carro. Cosa trasporti? Mi serve l'inventario. Come vuoi, vediamo. 2 barili di sale, 12 libbre di maiale, 10 di manzo, 7 dozzine di uova, 16 forme di cacio, non è francese, tranquillo. 5 bottiglie di whisky, 20 di nuove uniformi, stivali e pellame per toppe, coperte, un carro di fieno per i cavalli. È tutto, non c'è altro. Quei cannoni potrebbero essere un problema. Mi converrà sabotarli. Thank you.
alcuna trama. Accidenti. Perché Giorgio? Che ragione ha addotto? Dice che la soluzione diplomatica non è una soluzione. Che permettere ai francesi di ritirarsi non farebbe che ritardare un conflitto inevitabile. E che tutto tornerebbe a loro vantaggio. È del vero in quelle parole. Anche se odio ammetterlo. Eppure, non capisce la situazione. Anche a me non piace. Siamo lontani da casa. Di più, temo che l'ardore di Braddock lo rende importante. Metti tutti in pericolo. Non voglio portare tristi notizie a madri e vedove solo per il peso di sangue. Dov'è il generale? Sta radunando le truppe. Poi andrà a Fort Kane, giusto? Probabile. Meno presto sarà finito. Dato. Lo so, amico. Lo so. Quella mappa ci sarebbe molto utile. Devo trovarla. Novità. Braddock non c'è, è a radunare truppe. Marceranno verso Fort Duquesne. Ci vorrà un po' perché siano pronti. Abbiamo tempo per elaborare un piano. Non serve. Lo attaccheremo qui presso il fiume. Va a chiamare i tuoi. Io farò lo stesso. Ti contatterò al momento di colpire.